Keen on my bow, 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 keen on my bow. Peppe Voltarelli al Teatro Quirino, benvenuto Peppe. Andiamo a capire chi è Peppe Voltarelli. Scheda. Giacca di velluto a coste, cravatta anni 60 e scarpe rosse impolverate che hanno camminato tanto. Scarpe rosse a punta impolverate, del mio stile ti innamorerai. Dalla statale 106 che taglia Mirto Crosia alle strade della Deutschlandia, in quel mondo fatto degli emigrati che hanno lasciato il sud, al quale Peppe Voltarelli, interprete, performer, attore e autore, appartiene corpo e anima. Calabria! Calabria è una parola potente, riempie la bocca, c'ha un suono profondo, forte e orgoglioso. Ed è un figlio di Calabria che abbiamo invitato qui, su questo palco. È un girovago della musica, un poeta, emigrante, cantastorie. Peppe Voltarelli! Roccia! A distanza di anni dalla sua partenza, dalla provincia cosentina, non ha mai smesso di essere calabrese, di parlare la lingua della sua terra e di portare alto il nome di essa. Da Calabra, Docilanda, un bisone, Nel 1990 a Bologna è fondatore del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti e ne sarà il frontman per 15 anni. Con la band realizza 7 dischi, un contributo al rinnovamento della musica rock italiana degli anni 90. Un connubio di folk e ritmi ska punk tale da determinare la nascita di un nuovo genere dalle sonorità tradizionali. I cui protagonisti sono il dialetto e la tarantella, elementi cari a Peppe Voltarelli, che ne fa un uso più intimista ed ironico, legando alle parole dei suoi testi il filo di una preghiera per celebrare la Calabria dentro i film che interpreta, nei teatri durante i suoi numerosi viaggi nel mondo, che lo portano in Iraq, Repubblica Ceca, Austria, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Germania. Collabora con artisti e musicisti quali Teresa De Sio. Claudio Lolli, Roy Paci. Viva la vita passa come in una grande fiesta. Viva la vita, se la vita. Carlo Muratori e Demi Danio. Viva la vita. Ha una personalità vulcanica e dopo aver lasciato Il Parto delle Nuvole Pesanti nel 2006, avvia una proficua carriera da solista con l'album Distratto ma però, seguito dal disco dal vivo e autoprodotto che raccoglie il meglio del tour europeo del 2008 Duisburg, Nantes, Praga. Versatile e poliedrico, Peppe guarda i diversi aspetti dell'arte e dell'espressione, mettendo però al centro la meridionalità, l'impegno civile e sociale. Ha scritto 4 libri, l'ultimo Non finito calabrese, e interprete in 5 film, tra cui nel 2006 La vera leggenda di Tony Villar, di Giuseppe Gagliardi, sulle orme del famoso cantante italo-argentino, del quale firma anche la colonna sonora originale. Fuga dal call center, diretto da Federico Rizzo nel 2008, partecipando alla colonna sonora con 2 canzoni. Oggi un annetto al call center le farà bene, giovanotto. Dunque te ne andrai, ti prenderò. Qualsiasi cosa tu farai, io la farò. Nella carriera di Peppe Voltarelli non mancano incursioni nel teatro. Nel 2001 in particolare è il recital sulla vita del grande Domenico Modugno. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Il suo terzo album, Ultima notte a Malastrana, che si avvale della collaborazione dell'autore e chitarrista della banda Bardò Alessandro Finazzo, è uscito ad aprile del 2010 ed è stato presentato a Parigi al Teatro Alhambra il 28 settembre. 13 tracce dal taglio blues, dove si fa presto a scorgere la Calabria, quella orgogliosa di se stessa, onesta e con il sorriso in faccia.
quella piena di contraddizioni e di rabbia, ma sempre bellissima. Ultima notte a Malastrana, non dormo da una settimana, il corvo vola nella nebbia, lasciata in pace la mia rabbia. Quest'opera, Peppe Voltarelli si è aggiudicato per la terza volta la prestigiosa Targa Tenco nella categoria Dischi in dialetto, divenendo l'unico calabrese a raggiungere un premio conseguito da De André e Teresa De Sio. Peppe Voltarelli, il poeta emigrante dei paesi del sud, un musicista che ha girato il mondo senza mai voltare le spalle alle sue origini, un uomo ironico e profondo, con gli artigli di un falco e il cuore di un leone. Eccolo qui, Peppe Voltarelli. E insomma, com'era questa scheda? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie. È una scheda completa, diciamo. A parte il fatto che la Targa Tenco ho vinta solo una volta quest'anno, le altre volte avevo partecipato al club, alla serata del Club Tenco, ma è la prima volta che in realtà ho vinto la Targa, è stata quest'anno. È stata una gioia immensa. Ma chi è Peppe Voltarelli? Chi è? È una bella domanda. Peppe Voltarelli è uno di noi, è uno di voi, è un giovane neomelodico calabrese di 40 anni che suona e cerca strade per questa musica apparentemente particolare, ma in realtà molto legata alla terra, molto legata alla nostra storia, all'identità, alla lingua. E quindi faccio un lavoro da tanti anni dedicato al dialetto, e del quale non mi sono, della lingua e dell'accento del quale non mi sono ancora disfatto, e quindi ho deciso che forse facevo prima a farlo diventare un valore che non a cancellarlo, e quindi sto continuando a fare questo lavoro qua. Onorevole Naccari, che cosa del calabrese apprezza nella storia di Peppe? La tenacia e la voglia di vincere, questa è la caratteristica dei calabresi, che poi ovunque vanno si distinguono sempre per valore, per meriti, per onestà, per correttezza. E io ritengo che la rete dei calabresi nel mondo sia una cosa da realizzare, perché essendo noi tutti molto legati alla Calabria, mostra questo pubblico bellissimo. Io devo dire, oggi qui abbiamo mandato pochissime mail e abbiamo sempre il problema inverso. Sì, Roma, come dicevi, è la più grande città della Calabria, il sindaco Alemanno lo dice sempre, il sindaco della più grande città calabrese, che è Roma. E anche a Roma i calabresi si sono distinti per le loro caratteristiche. Io da calabrese ho ritenuto necessario fare qualcosa per la comunità, che è vastissima. Abbiamo realizzato nel corso di un anno e mezzo circa 30 iniziative. Questa, come dicevi tu, è il coronamento di tutta una serie di iniziative che hanno legato Roma alla Calabria. L'ultima che abbiamo fatto è quella di creare una fondazione che si chiama Calabria Roma Europa, alla quale stanno partecipando tantissime persone e anche associazioni calabresi. Ci ha dato una grossissima mano l'avvocato Amoruso, che saluto, che è presidente dell'Associazione Calabresi nel Mondo, ma anche fa parte il professor Panetta, che è presidente di Icaro, e pensiamo di allargare a tutte le persone, le eccellenze calabresi a Roma. Sono presenti in sala tantissime associazioni calabresi. Fra un po' li ricordiamo, sì, e anche tante personalità, devo dire. Tante personalità. Sì. Avremo altri momenti e avremo modo di ricordare parecchie delle personalità presenti. Un'ultima domanda prima di passare al premio, poi avremo la seconda sezione. Siamo partiti chiaramente dalla sezione Calabria, che si contraddistingue
per il fatto di premiare persone che, anche se viaggiano tanto come Peppe, hanno una base logistica in Calabria, in questo caso anche, voglio dire, legata alla lingua che tu usi nelle tue canzoni e che porti per il mondo. Ecco, cos'è Onda Calabra, Peppe? Onda Calabra è una canzone che nasce nel 2003 per un documentario fatto in Germania che si chiama Deutschland, del regista Giuseppe Gagliardi, caro amico, che racconta le storie di un viaggio in questa terra con un pretesto, la tournée di un gruppo calabrese nelle pizzerie calabresi in Germania. Ed è un film in cui si racconta l'italianità e la calabresità della Germania in una maniera molto poetica, molto delicata e assolutamente non volgare, in maniera molto sottile, se vogliamo anche usare questa parola raffinata, ecco. E quindi Onda Calabra è diventata, nel corso di questi 7 anni, tra l'altro il film ha vinto il premio della giuria al Torino Film Festival del 2003, e la canzone poi ha avuto una vita propria, è diventata un vero e proprio, come dire, piccolo simbolo di voglio usare questa parola, di risorgimento, insomma, di questo barlume di speranza per una terra difficile come la nostra. E quindi quest'anno, poi dopo, tu mi guardi e ride, no? No. Lo spieghiamo dopo, perché più tardi torni con due canzoni straordinarie che fanno parte integrante della tua storia. Adesso premio a Peppe Voltarelli, ecco la motivazione. A Peppe Voltarelli, o cantautore di storie e passioni che diventano identità, lega musica e parole in una poesia moderna, irriverente, ironica e nostalgica, realistica e onirica al tempo stesso. Per la sua carriera nell'arte e nei sentieri che la costellano, per la sensibilità con cui attinge al patrimonio musicale popolare mediterraneo e alla grande tradizione degli chansonnier francesi, infondendo nuova forma e vita alla lingua della sua terra, la Calabria, e declinandola in un linguaggio che abbraccia e coinvolge ogni popolo e nazione. Peppe Voltarelli. E arriva, onorevole Naccheri, anche il premio, che è un'opera d'arte del maestro Vigliaturo, a Peppe Voltarelli. Grazie.